è che quando nel 2006 fu realizzata da Mastro Pietro, la stessa legge che autorizzava Bertolaso, all'epoca commissario, a realizzare comunque le nuove discariche, diceva che il commissario di governo doveva valutare prioritariamente il carico di impatto ambientale che c'era nelle zone e quindi doveva escludere dai luoghi per la realizzazione delle discariche quelli caratterizzati dalla presenza di discariche o di siti di stoccaggio di rifiuti in evidente stato di saturazione. Sembrava fatta apposta per Lo Uttaro, nel senso che a Lo Uttaro ci sono siti di stoccaggio e discariche in evidente stato di saturazione, per cui è chiaro che la scelta non doveva ricadere su Lo Uttaro per non compromettere ulteriormente un territorio che era già in qualche modo compromesso. D'altro canto, Lo Uttaro non è idonea a ospitare i rifiuti, anche perché è una cava di tufo e il tufo notoriamente è un materiale permeabile, a differenza dell'argilla. Diverso sarebbe stato il discorso se si fosse parlato di Vallata, non perché Vallata sia un territorio da devastare, ma perché evidentemente quella zona è una zona argillosa e quindi è chiaro che se ci vai a sversare i rifiuti hai meno problematiche dal punto di vista, diciamo, dell'inquinamento della falda. Poi c'era l'ulteriore problema che nel caso della cava Mastro Pietro, quella utilizzata nel 2007, la cava aveva sfondato la falda. La falda acquifera Lo Uttaro è attorno ai 27-28 metri, la cava è arrivata a 30 metri. Questa è una cosa che i cavaioli facevano spesso, perché sfondare la falda significava per loro arrivare fino al punto massimo di utilizzo della cava. Oltre non potevano andare perché c'era la falda, quindi loro arrivavano alla falda, si fermavano e a quel punto la cava, diciamo, doveva essere utilizzata per altri motivi. E in Campania, soprattutto lungo il litorale Domizio-Flegreo, tutte le cave, se fossero cave di tufo o di sabbia che c'erano, sono state tutte utilizzate fino allo sfondamento della falda e successivamente riempite di rifiuti. Quindi, diciamo, è una pratica ben conosciuta a chi ha utilizzato queste cave. Quindi hanno deciso di usare Lo Uttaro perché evidentemente c'erano degli interessi forti in gioco, non perché la legge in qualche modo indirizzava questo Lo Uttaro, anzi, la legge diceva comunque di utilizzare zone che non erano già state contaminate. L'interesse forte, lo ha dimostrato anche il sequestro cautelare fatto dalla Procura della Repubblica di Napoli, era quello di andare a tombare sversamenti illeciti di rifiuti pericolosi che erano già stati effettuati nel passato e quindi in qualche modo andare a tombare anche le responsabilità di questi sversamenti. Questo, vedete, è un terreno adiacente alla discarica di Lo Uttaro. Da circa un paio di settimane è ricolmo di questi residui di scavo di qualche attività edilizia, cioè qualcuno praticamente ha deciso di scavare per fare le fondamenta di un edificio e di riportare qui il terreno di risulta di questo scavo. È stata messa sotto sequestro qualche giorno fa quest'area e adesso si presenta in queste condizioni con diverse tonnellate di terreno vegetale misto a tufo che è stato scaricato così abusivamente su questo terreno. Allora, quello che vedete è il sito di stoccaggio di Lo Uttaro, che nella zona viene chiamato di solito il panettone, per la sua forma, insomma, che ricorda vagamente quella di un panettone. Questo, diciamo, è un accumulo indifferenziato di rifiuti che per la prima volta è stato realizzato durante l'epoca della giunta del sindaco Falco, il quale per far fronte a una delle innumerevoli emergenze di rifiuti della Campania negli ultimi 15 anni, decise di stoccare qui i rifiuti della città di Caserta. Successivamente questo sito è stato requisito dal commissariato dell'emergenza rifiuti ed è stato utilizzato nel settembre del 2005 per poter stoccare i rifiuti che giacevano nella città di Napoli, ripulendo la città in occasione della Notte Bianca di Napoli. Cioè si è praticamente portato qui a Caserta diverse migliaia di tonnellate di rifiuti che giacevano a Napoli per poter consentire venisse realizzata la Notte Bianca di Napoli. E da allora questi rifiuti hanno continuato a rimanere qui, sono stati poi successivamente ricoperti con quel telone in polietilene che si vede. Telone che spesso a causa del vento si è scoperchiato e che poi ogni tanto viene risistemato. Questo panettone doveva essere eliminato con il protocollo d'intesa del novembre del 2006
quel protocollo d'intesa che ha previsto la riapertura, l'apertura della discarica Ruttaro e che nel frattempo prevedeva anche l'eliminazione del panettone e del sito di trasferenza. Però come vedete, insomma, sono passati 2 anni quasi da allora e il panettone sta ancora qua. Questo è un cartello che prevede la chiusura e messa in sicurezza della discarica Ruttaro di Caserta. Se noti bene, la data di consegna dei lavori è l'11 ottobre del 2002 e la data fine dei lavori prevista è il 10 giugno del 2003. Quindi in effetti già a quell'epoca la discarica Ruttaro di Caserta, che poi era la vecchia ecologica meridionale, non la Ruttaro, quella che noi vediamo come tale perché all'epoca non era ancora piena, doveva essere bonificata entro il 10 giugno del 2003 e chiusa e messa in sicurezza, poi successivamente bonificata entro il 10 giugno. Niente di tutto questo è stato fatto e la discarica è ancora lì come era nel 2003. Allora, quello che si vede nelle immagini adesso è il sito di trasferenza di Ruttaro. Si tratta di circa 20.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati accumulati lì in epoche diverse e comunque presenti già da diversi anni, che sono state più volte comunque utilizzate, come questo sito è stato più volte utilizzato per poter far fronte alle emergenze nella città di Caserta. Anche questo, come il panettone che abbiamo visto prima, doveva essere eliminato con il protocollo d'intesa del novembre del 2006 contestualmente alla riapertura della discarica Ruttaro. Invece, come possiamo vedere, è ancora lì. Circa 6 o 7 mesi fa sono state tritovagliate circa 4.000 tonnellate di rifiuti, che sono quelle che vedi sulla tua destra, in quella montagna un po' più piccolina. Dovevano essere portate via, però nulla di tutto questo è accaduto e continuano a rimanere lì. Peraltro la parte sinistra di quella collina insiste sulla cava Mastroianni, che è la cava dove attualmente vogliono realizzare la nuova. E non solo, ma una parte di quei rifiuti che continua a rilasciare percolato ha inquinato la cava Mastroianni, perché la parete di tufo della cava che è sotto il sito di trasferenza oramai è completamente inquinata dalla presenza del percolato che viene fuori dai rifiuti del sito di trasferenza. Macello di Caserta, perché le strutture che si vedono sul lato destro sono le strutture del macello comunale che era stato realizzato in questa zona, costato 6 milioni e mezzo di euro e mai entrato in funzione a causa dell'eccessiva vicinanza con le discariche e in particolar modo con il sito di trasferenza. Per questo motivo l'ASL non ha mai dato l'autorizzazione per l'apertura di questo macello che, come abbiamo detto, è costato 6 milioni e mezzo di euro e che invece adesso è praticamente vandalizzato con l'asportazione praticamente di gran parte delle strutture. Da tener conto che questo macello era l'unico nel meridione d'Italia ad avere il bollino blu dell'Unione Europea e era l'unico in Italia che aveva la possibilità di poter macellare le carni secondo il rito musulmano, perché i musulmani macellano le carni secondo un rito particolare, sì. E non mangiano carne se non viene macellata secondo questo rito. Tenuto conto che la presenza di musulmani in Italia e anche nel sud Italia sta aumentando notevolmente, questo evidentemente poteva essere un'occasione di sviluppo anche per questa zona della Campania, essendo l'unico appunto che poteva fare una cosa del genere. Però, come vedete, è totalmente abbandonato. Che era di proprietà una volta di Ross Perot, che si candidò diversi anni fa anche alla presidenza degli Stati Uniti, poi senza vittoria. È una multinazionale che è presente praticamente in circa una cinquantina di paesi nel mondo ed aveva una sede qui a Caserta, dove impiegava qualcosa come 300-400 dipendenti circa. Questa azienda aveva realizzato qui,
questo edificio, perché questa doveva costituire la nuova zona, diciamo, di sviluppo dei servizi della città di Caserta e quindi di quelle attività come l'informatica, insomma. Poi, successivamente alla realizzazione di questo edificio, la giunta Falco fece realizzare il panettone, che è quello che abbiamo visto prima, che è esattamente dietro l'edificio, e in più il sito di trasferenza fu realizzato. Quindi, diciamo, le condizioni di vivibilità della zona diventarono terribili. Questo ha impedito a chi lavorava qua di continuare a lavorare, tanto più che in questa zona non c'è l'acquedotto, per cui l'acqua veniva captata dal pozzo. Vi lascio immaginare, insomma, la falda qui in che condizioni è in questa zona. Per cui dopo numerose proteste, dopo incontri con le autorità, dopo tentativi comunque di risolvere la questione, alla fine l'AIDS ha deciso di abbandonare, di lasciare questo edificio e di trasferirsi a Pozzuoli, nell'area dell'ex Olivetti. Adesso questo edificio è abbandonato e gran parte di chi lavorava qua, che poi erano casertani, insomma, hanno dovuto o trasferirsi a Pozzuoli oppure decidere di abbandonare comunque la propria attività presso l'AIDS e di cercare un nuovo lavoro. Quindi anche questo costituisce in qualche modo un ulteriore problema per una zona che già di per sé è piena di problemi anche di tipo occupazionale, no? Questa che vedi è la discarica Migliore Carolina, la prima che è stata realizzata nella zona di Louttaro a partire dalla fine degli anni 70. Contiene qualcosa come 2 milioni di metri cubi di rifiuti circa. Attualmente, diciamo che è chiusa, viene utilizzata solo a volte per lo sversamento dei rifiuti inerti come materiale, residui di materiale da costruzione. Però, insomma, racconti popolari a San Nicola e a San Marco dicono che negli anni 80 in questa discarica arrivavano camion ripieni di fusti provenienti dalla Toscana, provenienti dal Veneto, provenienti dalla Lombardia. Quindi non sappiamo esattamente cosa sia stato sversato in questa discarica, né peraltro all'epoca i controlli erano sufficienti per poterci permettere di stabilire cosa sia stato effettivamente sversato. Quindi da qui è cominciata in qualche modo la storia di Louttaro dal punto di vista dei rifiuti. Recuperano. Questa è un'azienda che si è installata qui da poco tempo al posto delle vecchie fonderie Paduano e che fa il recupero di materiali ferrosi. Questi sono i capannoni delle calorie. La caloria è un'azienda che si è installata qui a fianco dell'Uttaro e che fa recupero da rifiuti, produce mattonelle da rifiuti, produce l'acido levulinico e poi anche un'altra cosa, ha un piccolo gasificatore. Questa è un'ulteriore dimostrazione di come questa zona si regga su un'economia dei rifiuti, perché evidentemente si sono installate ormai in questa zona tutte aziende legate al ciclo dei rifiuti, il che di per sé potrebbe anche non essere tutto negativo se venissero rispettate le regole. Il problema è che le regole non sono mai state rispettate, quindi è chiaro che questa zona è diventata una bomba ecologica.